Sì, questo era un evento che era già in itinere prima della pandemia, poi purtroppo per gli avvenimenti appunto che la pandemia ha determinato, l'evento diciamo, è stato messo un attimino nel cassetto e quest'oggi, quest'anno, meglio, lo andiamo a ripresentare. Un evento che vede diciamo, una collaborazione un po' più allargata, ovvero con la partecipazione di diverse associazioni del territorio e diversi soggetti diciamo, del territorio che si sono voluti avvicinare a questo evento. Inizialmente era con la Tourismall di Paola Palombino che avevamo iniziato a ragionare appunto su questo evento, dopodiché tante sono state le associazioni, tanti sono stati i soggetti che hanno voluto collaborare al fine di realizzare questa prima edizione del Borgo degli Innamorati. Ed è un evento che si va a posizionare quindi in un periodo, se vogliamo, fuori per destagionalizzare un attimino gli eventi e l'offerta di manifestazioni che il Comune di Termoli, che l'assessorato insieme alle associazioni va a presentare è un evento che si prefigge quindi di caratterizzare Termoli come la città dell'amore, la città degli innamorati. Quindi confidiamo in questa prima edizione, sperando naturalmente di riuscire anche negli anni successivi a proporre questa iniziativa e naturalmente cercando di farla crescere, cercando di offrire sempre un prodotto migliore ai turisti e ai nostri concittadini.